Per me la creatività è una questione di team. Credo di essere un po' creativo attraverso questa relazione che si crea fra persone che pensano contemporaneamente a qualcosa. Ho iniziato questa professione, ma nello stesso tempo ho iniziato anche a viaggiare, perché sentivo proprio il bisogno di capire. L'architettura è qualcosa che devi cogliere in pieno. È interessante guardarla su un libro, ma per capire l'architettura ci devi andare. Il progetto nasce con una sorta di esoscheletro, di fatto però quella che è stata l'idea iniziale è in progress, è ancora parte di una ricerca. Le nuove frontiere del nostro lavoro sono legate alla sostenibilità, sono legate alla morte del prodotto, e questo credo che sia un cambio di paradigma enorme. Riuscire ad essere timeless in un prodotto vuol dire raggiungere la sintesi totale del proprio lavoro. Nella mia evoluzione professionale ho sempre cercato di darmi una sorta di metodo, no? Non mi sono mai posto un problema del linguaggio, mi sono sempre posto un problema di sintesi e di processo, e questo sicuramente mi ha accompagnato dalla mia formazione a quello che faccio tuttora.